A pagina 40 il libro Amaldi spiega l'errore o l'incertezza relativa. Fa un esempio, la misura della massa di una macchina, misurata con una bilancia di sensibilità 1 kg, la misura porta 1000 più o meno 1 kg. E la misura di un pacco di pasta, misurata con una bilancia di sensibilità 10 grammi, come infatti possiamo vedere dalla scala analogica, vediamo che le tacchette, quelle più piccole, sono distanziate tra loro di 10 grammi, quindi 0,1 etti. E questa misura è di 5, come si vede dalla posizione dell'ago, più o meno 0,1 ettogrammi. Sarebbero 500 più o meno 10 grammi. Comunque la domanda è, quale di queste due misure è più precisa? Questa è la domanda. Verrebbe da dire che è più precisa la misura del pacco di pasta, perché l'incertezza, l'errore che si commette è solo di 10 grammi, mentre invece, nel caso della macchina, l'incertezza di misura è 1 kg. Ma in realtà è il contrario, perché la misura del pacco di pasta è vero che ha un'incertezza di 10 grammi, ma questi 10 grammi vanno considerati su 500 grammi. Quindi 10 parti su 500 di questa misura sono imprecise. 10 parti su 500 vuol dire una parte su 50. Quindi un cinquantesimo della misura di questa misura è incerto. Invece nel caso della macchina la parte di incertezza è soltanto una parte su 1000, quindi un millesimo della misura è incerto. Quindi è molto più precisa la misura della macchina perché in proporzione la parte incerta è molto più piccola, una parte su 1000 contro una parte su 50. Questo concetto si chiama incertezza relativa e rappresenta il rapporto tra l'incertezza di misura e il valore della misura stessa. Un chilogrammo diviso 1000 kg, un millesimo. Oppure 10 grammi su 500 grammi, un cinquantesimo. Dunque l'incertezza relativa è il rapporto tra l'incertezza delta x e il valore medio sarebbe il valore della misura x. Questo errore relativo si può esprimere in percentuale, allora diventa l'errore relativo percentuale. Basta moltiplicare per 100 l'errore relativo, qui in questo caso un millesimo va moltiplicato per 100. Un millesimo per cento fa lo 0,1%. Quindi la misura dell'automobile ha una imprecisione, un'incertezza relativa dello 0,1%. Invece la misura del pacco di pasta ha una incertezza relativa percentuale che si ottiene moltiplicando per 100 e quindi fa il 2%, come indicato qua. Come si vede è molto più precisa la misura dell'automobile, 0,1% di errore relativo percentuale, rispetto alla misura del pacco di pasta che ha un errore relativo percentuale più grande, cioè del 2%. E questa è l'incertezza relativa percentuale o errore relativo percentuale.